La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto un'articolata frode perpetrata ai danni dello Stato e della Comunità Europea. In particolare, le indagini condotte dai finanzieri hanno permesso di accertare che i contributi erogati dalla Regione Campania e cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea, destinati a sostenere la creazione e lo sviluppo delle microimprese, sono invece stati intascati in modo illecito da imprenditori e un professionista. Il progetto finanziato prevedeva la ristrutturazione di un antico palazzo nobiliare nel centro storico di Sala Consilina, da adibire a struttura ricettiva e la conseguente creazione di nuove opportunità di lavoro per il territorio. Le investigazioni portate avanti dalla tenenza di Sala Consilina, guidata dal luogotenente Giuseppe Iannarelli, hanno svelato che, invece, il progetto era stato ultimato solo sulla carta e, grazie a una serie di raggiri e artifici, è stato illecitamente riscosso il relativo contributo pubblico di circa 200.000 euro. Infatti, i sei soggetti denunciati avevano dimostrato, mediante l'uso di false fatturazioni, l'esecuzione dei lavori, l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, il pagamento degli stessi e quindi la realizzazione del progetto finanziato. Oltre all'illecita percezione dei fondi pubblici, le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito anche la scoperta dell'evasione delle imposte sul reddito e dell'IVA per diverse decine di migliaia di euro. La Procura della Repubblica di Lagonegro, nel ricevere il rapporto dettagliato della Guardia di Finanza, ha valutato il materiale probatorio raccolto e ha dichiarato concluse le indagini nei confronti dei sei soggetti ritenuti responsabili. Anche la Corte dei Conti e l'Agenzia delle Entrate hanno poi esaminato la documentazione investigativa delle Fiamme Gialle per l'avvio delle iniziative di rispettiva competenza che prevedono il recupero dell'evasione fiscale e dei fondi pubblici frodati.